In queste ore in alto ospedale a Parma l'ex segretario del PD Bersani, insomma, sta passando delle brutte ore, tanta solidarietà ma anche tanti messaggi cattivi che sono arrivati in queste ore. Siamo un po' all'imbarbarimento, l'ennesimo esempio di imbarbarimento della politica. Ma sono anni che si registra nella vita pubblica di questo paese una deriva verso la barbarie che è assolutamente impressionante. Io, come sapete, sono fra quelli che lo hanno sottolineato da sempre. C'è gente che scambia la libertà di opinione, la vita democratica, come la possibilità di dire quello che gli passa per la testa. Non abbiamo capito che la libertà senza un principio di responsabilità non esiste ed è destinata a non durare. C'è gente che non l'ha ancora capito. E poi ci sono dei valori umani fondamentali rispetto ai quali la politica, le istituzioni, queste stupidaggini non contano niente. Quando in gioco la vita di un essere umano, bisognerebbe avere, come dire, il rispetto dei valori umani fondamentali. Per quello che mi riguarda, ho inviato ieri un messaggio di solidarietà e di affetto a Bersani. È un gesto, credo, di rispetto per il dolore di una persona e di una famiglia che è doveroso nei confronti di chiunque. Quando in Italia ci decideremo a uscire dall'imbarbarimento e ci convinceremo che le cose importanti nella vita sono altre, non le lotte per il potere o per le immagini o per le carriere, ma il rispetto dei valori umani fondamentali, forse il nostro paese si avvicinerà verso lo standard di quelli che chiamiamo paese civile.